Ciao a tutti cari amici, siamo qui a Magenta con la grande star italiana Alessandro Buonsignori. Ciao Alessandro. Buonasera. Sono emozionatissima per avere davanti a me Alessandro Buonsignori. Allora, è l'uomo che non deve chiedere mai, è l'uomo che non ha bisogno di presentazioni. Ciao Alessandro, benvenuto. Ci mettiamo sotto una luce blu come i suoi occhi questa sera, perché lui è un amante delle lenti a contatto, ma non per sola passione o perché le piacciono le lenti colorate, ma perché lui di professione e soprattutto di passione da 10 anni a questa parte si occupa di cosplay. Non è una professione, ma è una passione. Sì, quindi una durante passione. La settimana lavoro come tutti. Ok, quindi allora durante la settimana, se lo vuoi dire ovviamente, di cosa occupi? Lavoro nel settore meccanico. Quindi settore meccanico, e poi per passione dal 2006 fino ad oggi, si spererà anche negli anni a venire, cosplay. Ok, quindi il tuo personaggio che figura ricopre? Io iniziai 10 anni fa con quello che praticamente mi ha reso abbastanza famoso nel mondo del cosplay, che è appunto James Bond. Ok, ok. Io direi... che ricopro da circa 10 anni. La somiglianza c'è. Quindi che cosa ti è capitato ultimamente? Addirittura che ti scambiassero? L'ultimo Luca Comics? Sì. Si è avvicinata a una ragazza? Chiedermi l'autografo credendo che fossi il vero Daniel Craig, mi dici ascolta. Non penso che il vero Daniel Craig viene qua Luca. Un bel uomo, ovviamente col suo fascino, dell'età di, se si può dire? 44. 44 anni, quindi da quando aveva 34 anni, ecco, facciamo un bel fermo, immagino anche sull'eleganza e sull'abito e sulla classe che ha questo uomo. Signor Buonsignori, che è proprio il signore. Il mio vero nome, mentre il nome d'arte mi conoscono come Alex Jackie Martin, solo che Facebook mi ha costretto a cambiare il nome. Ecco, lui praticamente fluttua nei due mondi. Uno è il mondo della metalmeccanica, che dove è impegnato da lunedì a venerdì, no? E poi cosa succede? Nel weekend lui si spoglia e si cala nella parte di... Può essere a volte James Bond o Elliot Ness, Intoccabili, o per esempio adesso sto lavorando molto con Black Angel, che è l'origine fantasy inventato da me, della quale sto anche componendo le musiche, dato che sono anche musicista. Quindi anche musicista. E DJ da 30 anni. Un talento a 360 gradi, quindi facevi DJ da quando ero ragazzino? Ho iniziato a 12 anni. Ah, e anche quella per passione. Sono fermo da 2 anni, ma adesso nel 2017 l'anno che arriva. Quindi sei uno che conosce il vinile? Ho iniziato con il vinile, ci sono quello. Perfetto. C'era tutta questa diavoleria che abbiamo oggi. Sì, è vero. Quindi se dovessimo fare un paragone con quando iniziate, cioè il 2006 ad oggi, che cosa è cambiato nel mondo, diciamo, dello spettacolo? Beh, diciamo adesso, se vogliamo parlare un attimino anche di cinema. Sì, sì, sì. Dato che comunque la passione del cosplay nasce, la mia grande passione che ho sempre avuto fin da ragazzino, della recitazione. Infatti il mio sogno da piccolo era appunto quello di fare l'attore. Come è iniziato? Iniziai per caso nel lontano 2006, quando un giorno, indossando lo smoking, prende di mano una pistola, mi guardai allo specchio e dissi: cavoli, potrei divertirmi a interpretare il mio idolo. Dopodiché iniziai a sentir parlare di questo fantastico mondo del cosplay. Iniziai a fare qualche fiera, qualche piccola fiera, diciamo, qua e là. Diciamo che però il debutto vero di questo personaggio, questo cosplay, è avvenuto esattamente 4 anni fa alla Ali Comics di Assange. Ok, bene, perché giustamente ci sono tanti impegni, tante date e tanti luoghi diversi in cui Alex Buonsignori si esibisce. E la tua performance che ti ha dato più emozione, che la ricordi come se fosse stata lì? Ce ne sono un paio. Una è l'ultima che ho fatto a Sant'Agata Bolognese. A Sant'Agata? Da 007, che mi hanno gentilmente dato in dotazione una Ventador Lamborghini, che è stata, diciamo, la mia automobile. Questa foto l'ho vista anche io sul suo profilo Facebook, che lo ricordiamo è Alessandro Alex Buonsignori. Possiamo citare anche il sito web? Certo, assolutamente. Quindi il sito, che io non lo conosco. Il mio nome? Sì. Alessandro Alex J. Bibos. Io sono su Facebook.
Ok, quindi lo trovate. Grazie. Grazie mille, Alex. Grazie a te. Signore e signori, stesso posto, stesso bar, sempre con Alessandro Bonsignori. Eccoci qui ritrovati. Allora, stavo proseguendo di Sant'Agata, giusto? Okay. Esatto. Prendi pure parola. È stato molto divertente appunto il fatto che mi hanno dato in dotazione questa Lamborghini, la Ventador, che è veramente uno spettacolo guidare questa macchina. E diciamo che l'avventura è partita, diciamo, da una certa zona e si è, diciamo, trasferita dove c'era il parco, sì, dove appunto l'attendere mi aspettava il cattivo di turno, che è un bravissimo Brian Canali, un mio grande amico che mi ha... Che salutiamo a questo punto, ciao Brian! Ciao Brian! E lui ha spesso interpretato il ruolo del, diciamo, del cattivo mondiale, un altro molto bravo, e quella è stata, diciamo, la scena che mi ha divertito di più, proprio perché c'era tanta azione. È bella anche action, questa stima. Action! Quindi a colpi di pistole a salve, quindi insomma c'era stata anche una bella sparatoria a salve, chiaramente. Chissà anche il pubblico com'era caldo. Qualcuno si è anche spaventato perché non capiva cosa stavano... Diciamo che c'è stato bello che l'elemento sorpresa. Sì, 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 assolutamente, che suscita ancora un po' più di... Sì. Bene. Poi altri episodi che ci vuoi raccontare? Di Bond, diciamo, ce ne sono stati molti divertenti, poi io per 2 anni ho fatto un po'. Poi sei sempre insieme a belle ragazze, cioè io non l'ho mai visto da solo questo uomo, un bellissimo uomo di 44 anni che è sempre in coppia con giovani donne bionde, una volta more, una volta rosse. Allora, ce la racconti giusto o no? Sei fidanzato? La tua ultima, c'è qualche fiamma accesa? Io allora, a parte qualche storiella, quella, diciamo, sono ancora ufficialmente single. È James Bond, era così, faceva tutte ma nessuno riusciva a prenderlo, e questa è anche la qualità dell'uomo che insomma vuole sempre una donna alla propria altezza. Vabbè, diciamo che ho preso, diciamo, una scrotatura all'inizio di quest'anno, quindi che è una persona con la quale ho fatto coppia per 2 anni nel mondo del cosplay, e allora ho preferito stare un po' da solo. Devo dire, ho fatto veramente del bel cosplay con questa persona qua, perché... È un bel ricordo. Sì, a livello artistico sì, devo dire che è una persona veramente molto molto preparata, molto valida e soprattutto molto professionale. Bene, bene. Quindi di questo mondo qualche chicca, qualche aneddoto che ci puoi svelare? Come ci si entra? Diciamo che chiunque può entrare in questo mondo. Perché quindi alla non fine... ci sono particolari requisiti? No, assolutamente. Ah. Uno può fare quello che vuole, quindi a te piace interpretare un personaggio e allora fallo. Ti cali nella parte. Io fino adesso non ho ancora visto nessun altro 007. Spero di trovare qualche altro 007. Il complimento più bello è la critica brutta ma costruttiva? Sono sincero, fino adesso critiche brutte non ne ho ancora ricevute. Cioè, mentirei se dovessi dire il contrario. E i complimenti che mi fanno più che altro perché mi dicono che il ruolo lo interpreto proprio. Ad hoc. Quindi il tuo, diciamo, allenamento da 10 anni a questa parte, quindi ti consideri chiaramente un professionista nell'ambito della scenografia e della musica, perché da musicista stai anche strutturandoti per comporre. Io sì, diciamo, adesso sto lavorando. All'inizio di quest'anno io non mi presentai il mio primo cosplay, diciamo, dopo la separazione, sì, della mia ex compagna, che è Black Angel, un original fantasy nato, diciamo, nel mio fantasy. Ok. E narra la storia di un imprenditore americano che viene ingiustamente accusato di omicidio e lo condannano alla sedia elettrica. Però succede l'imprevedibile: durante l'esecuzione, invece di arrostire, come dovrebbe fare un normale, subisce una mutazione del DNA, trasformandosi piano piano in una sorta di angelo, tant'è vero che gli spuntano le ali, diventano immortale. E sto lavorando molto su questo personaggio e, essendo appunto un mio original fantasy, ho detto voglio comporre anche la colonna sonora, certo, le varie musiche delle scene appunto che porterò sul palco.
lui che diventa un impasto. E questo lavoro dove avviene? A casa? Ho uno studio di registrazione. Ah, uno studio? Dove? Così lo diciamo, se si può... Ah, Robello, è uno studio provvisorio. Bene. L'anno nuovo penso di spostarlo. Ok. Ovviamente ci sono delle faccende top secret, perché non è che posso permettermi troppo alla gente 007. Meno male che questa sera non ha con lui la pistola, perché sennò generalmente la porta con sé, vero? Solo quando si va in cosplay. Ah. Allora, una cosa che tanti dovrebbero capire è che... Allora, è bello calarsi dalla parte di un personaggio quando vai a un cosplay o a una fiera di fumetto. Però ricordati, fine giornata, quando smonti, ti devi ricordare chi sei. Inizialmente ti veniva difficile oppure è sempre stata una cosa lineare, un passaggio fluido? Passaggio fluido, perché allora il cosplay alla fine, se vogliamo guardare, è un po'. Se vogliamo guardare un po' un surrogato della recitazione. Sì. Perché il mio sogno da piccolo, appunto, era quello di far l'attore. Il sogno che non sono riuscito a colmare, appunto, perché la dedizione alla musica mi ha fatto prendere appunto, altre strade, quindi sì. Non mi hanno portato, diciamo, la fortuna che speravo, però non veniva così. Sei una persona soddisfatta. Sono lo stesso soddisfatto, se tornassi indietro farei le stesse cose che ho fatto. Forse un paio non le farei più, però... Quali sono? Forse è meglio non dirle. Qualcos'altro di cui vorresti parlare? Ti vuoi raccontare dei prossimi progetti o comunque il prossimo appuntamento, visto che già ne fai di date? Se ci sono delle date da proporre? Beh, io chiaramente, come ho già detto in una diretta che ho fatto appunto l'altro ieri, quando stavo componendo un nuovo tema musicale per Black Angel, sì. Ho detto che ci si vedrà di Comics alla Saga questo weekend, perché okay. Porterò Bond sabato okay. E domenica Black Angel, okay, no? Quindi la storia di Harry Sullivan. Perfetto, mi raccomando, numerosi sabato e domenica. Grazie. Signore e signori, siamo sempre qui con il grande Alessandro Consigliori, che tra contest, fumettistica e altro vorrebbe adesso immettersi come un vero sub nel mondo della fumettistica. Dico bene? Il mondo del cosplay, perché insomma... Non tutti sono fumetti. Ah, io pensavo se stai ancora pensando ad altro nel suo mondo. Il mondo del cosplay, okay. Ci tengo a ribadire che iniziò con l'avvento dei manga e poi ci abbiamo dato cinema e videogiochi. Okay. Il personaggio di James Bond, se ci puoi fare qualcosa così subito. Volentieri, accetto la sfida. Buonasera, vorrei che lei mi fornisse il rapporto del primo ministro. All'azione, che Alessandro Consigliori. Non si è più molto contenta di vedermi. Bene, lei che è? Tribunale di Boston, avete commesso il più grave degli errori che potevate commettere. Avete fatto condannare e giustiziare un uomo innocente di nome Harry Sullivan. Quell'uomo ero io. E per Dio pagherete caro questo errore. Allora, il talento parla da sé. È un uomo che negli anni si è costruito, si è creato una sua identità e adesso tutti gli effetti il nostro James Bond, no, italiano. Quindi, parlando un po' del doppiaggio, che è un altro mondo che vorrebbe... Sì, quella è un'esperienza che mi piacerebbe fare. Sì, quella del doppiaggio, infatti molte persone me lo dicono, perché non provi nel doppiaggio? A forza di sentirmelo dire, dico quasi, forse è arrivato il momento di prenderlo un po' seriamente questa cosa del doppiaggio. Quindi da che cosa si dovrebbe partire? Allora ci sono, chiaramente bisogna studiare recitazione, dizione, cioè sarebbe anche lecito, anche io dico che anche nel mondo del cinema, della recitazione, io penso che i più grandi attori sono quelli che si formano comunque in teatro. Sì, il teatro. Io per esempio, sì. Io non condivido, quando capita che fanno il Grande Fratello, vanno, fanno i concorrenti al Grande Fratello e poi il giorno dopo girano il film. Sì, cioè, ragazzi, sono diventati attori. Cioè, andiamoci piano, cioè, c'è gente che studia anni. Io, ok, io non l'ho studiato, però io da ragazzino facevo quelle recite teatrali, quindi... Il grande Gianni Calà, ultimamente, in un'intervista, mi disse: Viviana,
chi non è bravo per fare l'attore fa l'attore, quindi che cosa vuol dire? Che tutti aspirano a fare quello che non sono capace a fare, probabilmente perché non sanno esattamente il loro futuro, quello che hanno. Questo non è niente, ma la cosa più forte sono quelli che si svegliano la mattina e si improvvisano DJ. Certo. E allora io delle volte mi chiedo, ma io tutti questi anni che ho fatto? Sì, sì, ha seminato sul vento. Allora io dico, va bene, volete stare nel mondo dello spettacolo, ma fate quello che più... Lasciate a Cesare quello che vi sembra. Bene. Io l'ho sempre vista così. Io non sono un attore, sono un cosplayer, ok? Cerco di dare il meglio in questo. Certo, però senza improvvisare, diciamo che potresti essere, perché non ti appartiene. Penso che tante volte devo seguire la nostra indole, la nostra aspirazione. Allora, una volta mi chiesero... una persona che mi fece una domanda, ma se a te ti proponessero diventare il prossimo James Bond, tu cosa diresti? Io direi, io non accetterei perché comunque non sono un attore, cioè ci sono attori che studiano, quindi... Io vorrei trasferire un messaggio che è molto importante, specialmente per i miei coetanei, ok? I ventenni di oggi, che purtroppo non è arte né parte, la maggior parte, ok? Non è importante il dio denaro, ma è importante la qualità che si dà, quindi un'immagine positiva al grande schermo piuttosto che su uno spettacolo. Per cui lui non rifiuterebbe tanto per un fatto economico, ma proprio perché non si sentirebbe in toto di ricoprire una figura così importante come lo richiede il grande James Bond americano. È anche una questione di principio. Sì, e di rispetto verso il personaggio. Per rispetto soprattutto per chi studia, sì, perché ci sono persone veramente che studiano, si fanno veramente, come diciamo, un mazzo così, tra studiare, fare teatro, lì. Sacrifici, perché comunque la recitazione porta sacrifici. Cioè, io me la accorgo perché quando facciamo i contest... Siamo in un bar, piccola parentesi, quindi ci sono i tifosi.